A maggior ragione io stasera chiedo di fare l'ultimo tratto della salita. Ci ha fatto un bel cammino, dobbiamo arrivare al ballottaggio, che poi al ballottaggio è un'altra partita, si è in due, occhi negli occhi, e io sono qui al servizio della città. La campagna elettorale è stata molto appassionata e devo dire anche bella, di quartiere in quartiere tutti i giorni. Mi è dispiaciuto che siamo praticamente alla conclusione della campagna elettorale per il primo turno, perché questo è il primo turno, e non siamo riusciti ad avere un confronto con la partecipazione di tutti i candidati. Questo francamente mi è sembrato sbagliato e mi dispiace che Manfredi non abbia voluto prendere parte ad un confronto civile, sereno, che avrebbe fatto bene a tutti i candidati e alla città. A maggior ragione io stasera chiedo di fare l'ultimo tratto della salita. Ci ha fatto un bel cammino, dobbiamo arrivare al ballottaggio, che poi al ballottaggio è un'altra partita, si è in due, occhi negli occhi, e io sono qui al servizio della città. Andate a votare, perché il voto è di fondamentale, anzi arrivo a dire votate per chi volete, ma andate in primo luogo a votare, perché abbiamo bisogno di un sindaco che abbia dietro di sé la forza della partecipazione dei cittadini. 5 anni fa votò al ballottaggio appena il 36,9% dei cittadini. Un sindaco, chiunque esso sia, che prende la maggioranza del 36,9%, è un sindaco debole, e noi abbiamo bisogno invece in questo momento di un sindaco forte. Antonio è stato il più grande sindaco che abbiamo avuto a Napoli. Porti scherzando, pure in qualche intervista ha detto una cosa che dico sempre: Bassolino è nato sindaco. Bassolino, abbiamo fatto delle cose poco tempo fa, diciamo, bellissime. Un giorno è venuto mio fratello a casa e mi ha detto: ma papà, a Napoli stanno rifondando che funzionano le luci, che funzionava. Siamo scesi e la Napoli era cambiata. Magari io credo, Cagiva, io credo in quest'uomo, sarà pure perché gli voglio bene, un mio amico, io voglio bene Antonio. Antonio ha fatto, nel periodo che è stato sindaco di Napoli, mi ha fatto sognare una Napoli diversa. Io spero che possa fare ancora qualche cosa per migliorare la nostra città.